diventa fighissimo. Ma chi è Federico? Chi è che si è fatto scammare il codice? Io no. Sono in live anche io stasera, tra l'altro, però c'ho una sfida davanti al codice. Ragazzi, facciamo una V con gli omini? Facciamo una V con gli omini? Va bene. Viva la figa. Ma una V doppia non ce la faremo mai. Cioè, no, una V, no, V doppia. Infatti, una V. Ma Federico... Non ti sentiamo. Vabbè, startiamo. No, eccomi, sono entrato. In che senso sono io? Sbaglio uscito. Parla, Federico. Ciao a tutti. Devo alzare un filo il volume. Ok. Oddio. Grazie Pizzo. Ho trovato io il corpo Rocco? Di Bibi Thanos. Rocco? Allo storage. Brass? Io Rocco Franz e Mr. Beast stiamo insieme. Ragazzi, ma Brass dice di aver trovato lui il corpo, ma in realtà veniva da quel lato là, ha visto me ed è tornato indietro a riportare il corpo. Io stavo con Gigino a fare le task. Aspetta, quindi Omi era con Gigino a fare le task. Io ero in alto e ho visto all'Oxygen chi era. Beast e Schianto, vi ho incrociati a voi? Eravate a fixare Oxygen, allora, ma io ero arrivato prima di voi. Io ero insieme a Gigino perché ho sentito Luis che era impaurito e quindi sono andato lì vicino a coccolarlo. Chi è che sta parlando? Mr. Beast sempre. Mr. Poi, vero, io, Mr. Beast e Gischianto eravamo assieme. Esattamente. Poi stavo andando a fissare il problema. Visto Rocco andare nella direzione opposta del corpo. Difatti, eravamo insieme. Al che Rocco Brass ha girato ed è venuto a riportare il corpo. Ma dalla posizione in cui Rocco Brass ha girato, era girata per vedere il corpo? Oh, grazie, 9, no. 19, 69. Quindi io ho girato verso il corpo. Perché Rocco era a destra della nave, ha visto me andare a sinistra della nave. Aspetta, Gennaro, te cosa dici? Io schifo. Secondo me è una buona call votare Rocco. A me piace, però se ti stai sbagliando, cioè... Se mi sto sbagliando, premete il bottone e vengo io. Ma io non lo so. Io a me ho dei dubbi. Aspettate, ma le task come funzionano? Perché io stavo svolgendo una task. E si è interrotta, devi rifarla. 3-3. C'era anche Omi con me, non so se la stessa. Si possono fare in contemporanea? Sì, sì, entrambe potenziano la barra in alto. Cioè, tu hai la tua, Omi ha la sua. Non uccidere Luis. Thank you.
tutto questa volta, Rocco. Ti ho visto. Ti ho visto assassinare il povero Gigino. Ma poverino, stavo con me prima. L'ho visto io. Ti ho visto, Rocco. Ti ho visto. Non puoi negare. Che io, Mr. Beast napoletano, ti ho visto. Ero lì, assolutamente no, ero lì a fixare gli scudi, che ho visto che le ha coltellato e sei andato a sinistra. Quali sono gli scudi? Gli scudi sono sud, giusto? A destra e in basso. Io ho visto che eravamo in una stanza tutti insieme. La stanza delle comunicazioni. E poi ho visto Hank. E invece sì. Ho visto anche, ora non sto, eravamo tutti là, Rocco ora non lo so perché è il primo che se n'è andato, ed è vero. Per cui secondo me può essere Rocco, ma potrebbe essere anche Soul, che io non l'ho mai visto con noi. Ragazzi, Rocco è sicuro, perché Rocco ha ucciso Gigino. Io non ho gruppato con nessuno perché stavo scappando da Rocco, e penso che Mr. Beast lo possa anche confermare. Perché eravamo in una stanza assieme io e Rocco e stavo andando a destra e a sinistra per evitare che mi uccidesse, perché eravamo da soli nella stanza dove si ripara l'ossigeno. So, durante la crisi delle comms tu non sei venuto. No, sono arrivato lì, ero l'ultimo, eravate già in quattro, sono andato via. No, l'ultimo era Rocco, che è il primo anche Rocco. Che se n'è andato. Rocco era il primo, allora Omiato è quello che sta con Rocco, ragazzi. Rocco era lì già, era il primo a destra delle comms. L'altro è Soul, uccidiamo Rocco e poi Soul. Sono Rocco e Omi. Va bene. No. Uccidiamo Omi Rocco. Allora, se Rocco è davvero uno dei due, ti faccio notare che Omi l'ha difeso. Quindi votiamo Rocco. Io se voto Rocco. Rocco. Sì, ma io ho già capito. Io quando non ho difeso Rocco. Criminale. Io non dici ho difeso sempre... Rocco perché so che Rocco è sicuramente lui. Per cui sto cercando il prossimo. Lo hai appena difeso, Omi. Lo hai appena difeso. Ho finito le maschere di 10 minuti. Cosa hai in mano? Aia. Andrea, Vai, ristartiamo sta merda, vai. Abbiamo 70 secondi. Già. È stato Omi. Ti è andata male perché io e Omi prima ci siamo presi a male io e te, ma io ho finito le task praticamente. Ne ho fatta una e adesso ti stavo solo seguendo. Non facevo nient'altro. Cosa è successo? Omi mi ha ucciso davanti a Hank e Soul. Esatto. Comunque ero convinto che fosse Soul l'altro. Perché ti io muovi anche in un modo stranissimo. Ti muovi in un modo strano, guardavo dalle telecamere. Comunque raga, è OP finire i task subito, perché poi esatto. Puoi sulle guardare le cose. Anche come stavo facendo io dubitavo di Omi, stavo sempre lontano da lui, ma sempre ad avercelo in vista.
Letteralmente Omi non poteva fare niente. Non mi facevo mai raggiungere. È stato Soul. È troppo forte. No, no, non è stato. Sì, Soul. Anche il maestro mi stava sempre lì a rompere i coglioni. Sì. Ma è vero, è molto forte rushare le task se ce la fai. Mi piace che Andrea in tribunale dice: sì, ho capito, la polizia era sempre a rompere i coglioni, non poteva uccidere nessuno. Ma io stavo lì, basta, cioè, facevo le mie cose e poi... Hai pensato di uccidermi anche a un certo punto? Votate Hank. Addio. Nello spazio, senza onore. Io lo sapevo. Ragazzi, mi ha rotto il collo. mi ha ammazzato, quindi ovvio.